paese straziato. Voglio concludere con una poesia di Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Credo che questa poesia ben rappresenti i sentimenti di Mario, o quantomeno così io li ho vissuti, ascoltando il suo racconto. Ma rappresenta anche il dramma di un'intera generazione di ragazze e ragazzi costretti a combattere una dura guerra contro un esercito molto più potente. E tra questi giovani che hanno combattuto nei campi centrali vorrei ricordare le giovanissime donne: Lucia Ottobrini, 19 anni, impiegata; Maria Teresa Regarde, 19 anni, primo anno di lettere; Marisa Muso, 18 anni, primo anno di fisica; Carla Capponi, 24 anni, impiegata. Donne eccezionali che nel momento più buio attraversato dal nostro paese hanno saputo trovare la forza necessaria per combattere contro la barbarie nazifascista. Questa è stata la nostra storia di gattisti. Forse tra 50 anni ci condanneranno pure, perché magari verrà fuori l'idea che una guerra è sempre sbagliata, che uccidere una persona è sempre sbagliato. Però in quel momento siamo stati noi a decidere. Su questo non ci piove.